Ma ci dobbiamo mettere le mascherine, Secondo me sì. Noi siamo cordata New Arts e siamo qui per compensare al fatto che non siamo potuti venire a Perugia. Ci piaceva comunque condividere la nostra esperienza e fare un po' un riassunto di quello di cui avremmo voluto parlare venendo lì da voi a Festival. Io sono Daniel e alle mie spalle ho un percorso prevalentemente teatrale. Ho studiato teatro, in particolare mi sono specializzato col sistema della biomeccanica teatrale di Meyerhold a Perugia col maestro Gennady Bogdanov. Ho studiato comunicazione e mi sono dedicato anche alla produzione video. ciao, io sono Bruno, vengo del mondo delle arti visive, ho fatto animazione tradizionale, animazione 3D e posteriormente mi sono specializzato e attualmente mi dedico alla programmazione legato al mondo dei contenuti multimediali e anche all'arte digitale. Io sono Lorenzo, ho molta poca esperienza nel rapportarmi a un pubblico parlando, quindi perdonatemi se potrei avere momenti in cui mi interrompo per quello che è appena successo. Ciao, io sono Lorenzo e vengo dal mondo della musica. Ho studiato al conservatorio con un indirizzo appunto dedicato alle nuove tecnologie, alla musica elettronica, che poi mi ha introdotto al mondo delle arti digitali, del video e delle arti interattive, che è ciò nel quale si concentra la mia carriera al momento. Il collettivo nasce proprio per mettere insieme un po' questi due mondi, cioè il mondo delle performance live più tradizionali in un certo senso, teatro, danza e espressività corporea, e dall'altra parte capire come si possono unire invece a mondo più tecnico, diciamo. Cordata New Arts è il ramo artistico che cerca di sperimentare il connubio tra arte e tecnologia, che però nasce insieme a un progetto diverso. Cordata Motion è un framework di cattura del movimento che ho sviluppato, iniziato come sviluppo personale, che dopo è stato rilasciato in modalità open source. Attualmente è un progetto imprenditoriale che si dedica a commercializzare questo tipo di tecnologia, che appunto si tratta di una serie di sensori più un framework di software che permette di digitalizzare i movimenti degli esseri umani, ma anche di altri oggetti, e convertirli in delle informazioni che può essere usata per esempio, in questo caso, creare dei contenuti multimediali che rispondono ai movimenti dell'umano. Questo a spiegarlo è molto più difficile che a vederlo, sicuramente vi staremo mettendo qua davanti le immagini di alcune delle nostre performance dove si percepisce chiaramente qual è lo scopo di questo tipo di tecnologie. La nostra idea è cercare di capire in che modo le nuove tecnologie, in particolare la tecnologia di cordata, può entrare in scena intervenendo proprio a livello drammaturgico, non solo da un punto di vista estetico, cioè non solo per condire esteticamente e per dare delle immagini belle. Io penso che proprio da questa collisione di mondi così diversi da cui veniamo nasca poi l'obiettivo comune di usare il mezzo tecnologico a nostra disposizione non tanto come giusta posizione e celebrazione di se stesso, come spesso abbiamo visto negli ultimi anni con l'arte digitale, ma quanto cercare di fare quel passo in più e quello sforzo di integrare, come stava dicendo appunto Daniel, questo strumento in maniera semanticamente significativa nel nostro lavoro. Ma facciamo un esempio pratico che magari ci capiamo meglio. Andiamo col materiale di repertorio. Le immagini che vedete sono riprese dalla missione Apollo 13. È stato inviato nello spazio un nuovissimo trovato della tecnologia, il robot Pirulino. Un giorno vengo contattato dai miei attuali compagni di avventure, mi dicono che hanno in mente di applicare appunto la tuta ai sensori di cordata per fare uno spettacolo per bambini, perché avevamo avuto un'occasione, ci era stato richiesto per un evento privato e abbiamo iniziato a lavorare a questo spettacolo. Il nostro problema era stato come facciamo a inserire la tuta e a trasformarla in un elemento fondamentale della storia. Ci siamo resi conto di avere due mondi paralleli, cioè il mondo della scena sul palco e il mondo proiettato sullo sfondo. Immaginate un performer in scena con la tuta che interpreta il ruolo di un pilota di un robot. Sul fondale avevamo una proiezione live del corpo del pilota che veniva però vestito delle sembianze di un robottino.
Una delle osservazioni che avevamo fatto subito dopo aver iniziato i lavori era che, certo, noi stavamo avventurandoci in un tipo di processo che ci era sconosciuto a noi come gruppi, ma era in ogni caso sconosciuto per il mondo creativo, perché di questi esperimenti, anche se se ne fanno negli ultimi anni che stanno facendo, il lavoro in concreto con la cattura movimento, con la proiezione in live, è del tutto nuovo. Quindi ci siamo dovuti, improvvisando, usando il buon senso, inventare una metodologia di lavoro per tirar fuori qualcosa di significativo di queste idee. Tutta l'esperienza è venuta fuori dalla pratica, che nel momento in cui un performer, in quel caso una danzatrice, indossa una tuta sensorizzata, è limitata nei movimenti. Non si poteva allontanare più di tot dalla regia, diciamo, dove avevamo i computer. Secondo poi c'erano dei movimenti che non poteva fare, perché rischiava di scollegare magari i cavi, oppure di perdere anche lì la connessione, eccetera, eccetera. O comunque solo di deformare la cattura, quindi deformare quella fisionomia di quell'altro personaggio, quindi bisogna sempre stare attento a questa tecnologia. Ma non solo, incide anche sulla performance live. Cioè, noi avevamo dovuto mettere in conto che c'era il rischio di un malfunzionamento. Esatto, per cui ci eravamo inventati che qualora avesse perso il segnale la tuta, si fosse staccato qualcosa, eccetera, avremmo finto questa cosa in scena. Cioè, loro due, che erano i tecnici in regia che guidavano questo pilota, praticamente, avrebbero detto: attenzione, c'è un problema con la tuta, abbiamo perso il contatto con il robot, con il pirulino. Una schermata di errore. Sì. Quindi questo andava assolutamente messo in conto, non avevamo mai fatto qualcosa del genere. Oppure durante le prove, ci succede un sacco di volte che magari io e la danzatrice eravamo in scena, provavamo, improvvisavamo magari delle cose nuove e ci dicevamo: ah sì, fortissimo, questa facciamola assolutamente, poi magari aggiungiamo, che so, un emoji che esce fuori e si vede sullo schermo, o una reazione di pirulino, appare il sorriso se è felice, appare la lacrima se piange. Poi ci giravamo verso di loro, che erano in regia a fare le loro cose, gli dicevamo: allora ragazzi, che ne pensate, facciamo questa cosa? Per un attore, comunque per un performer, improvvisare è qualcosa che si fa sul momento. Anche noi, diciamo, improvvisiamo, ma a volte per noi un'improvvisata sono due giorni. Quindi per tirare fuori un qualcosa di improvvisato si richiede molto più tempo, e questo è appunto parte delle esperienze che volevamo condividere con voi. Una delle caratteristiche di questa metodologia è appunto lo scontro tra i metodi, le tempistiche dei performer o l'agente di scena, e tra i metodi, le tempistiche dei tecnici, che sono inerentemente diversi ma devono per forza coesistere. Bisogna assolutamente venirsi incontro e capirsi, perché sennò il rischio è che si accumulano frustrazioni, non si capisce bene cosa succede. Numero due, la pre-produzione è fondamentale. La cosa più importante è prendersi tutti, non solo i performer, ma tutti quanti, sedersi lì e dire: ragazzi, questa scena come la possiamo fare? Ma a livello proprio di testo, mettere al vaglio ogni possibilità e capire cosa si può realizzare e che cosa no. In questo discorso penso sia molto interessante, sia stato molto interessante per noi che veniamo più appunto da un mondo tecnico e di arte digitale, in cui lavoriamo molto con il computer, che è uno strumento in cui i limiti non sono molto chiari, non sono molto precisi, mentre lavorando spesso con altre forme d'arte, come per esempio la musica, in cui si hanno strumenti in cui le tecniche performative sono molto chiare e sono a nostra disposizione non solo come limiti che ci frenano, ma anche come limiti che ci dicono: questo è il campo nel quale stiamo lavorando, e quindi ti permettono di sapere dove muoverti anche in maniera molto spontanea e molto, molto agile. Per noi, appunto, come artisti digitali, credo sia molto importante rifarci più a quel tipo di esperienza, quel tipo di tecniche, di rapporto col nostro strumento, che è il computer, quindi crearci e trovare strumenti che ci permettano di sperimentare velocemente, di provare, di improvvisare. Sì, io penso che questo sia stato anche per noi molto, molto di ispirazione. Sì. L'audio lo registra, vero? Noi che stiamo facendo il video. Questa è una domanda interessante. durante la lavorazione, una cosa molto importante è la comunicazione, la chiarezza. Nel momento in cui abbiamo lavorato al copione, era importantissimo segnare tutto quello che non erano le battute o tutto quello che non erano necessariamente indicazioni per gli attori. Cioè, le indicazioni per i tecnici avevano la stessa importanza, se non di più, rispetto alle indicazioni per noi, perché noi i movimenti, alla fine, a furia di farli, ovviamente ce li ricordavamo anche. La quantità di indicazioni tecniche: fai partire quel video, poi devi mandare quell'animazione, poi a questo punto devi avviare quell'altra cosa. Cioè, loro in regia avevano una quantità di cose da seguire che era spaventosa. Infatti necessariamente dovevano essere in due. Però le possibilità che si aprono sono tantissime. La cosa bella è che man mano che abbiamo lavorato le idee continuavano a venirci. Cioè, noi ci rendevamo conto di quante cose potevamo fare mentre lavoravamo. Per cui tante cose le abbiamo dovute poi accantonare nel momento in cui dovevamo chiudere e andare in scena con un prodotto finito. Ma tante altre cose le abbiamo in cantiere e le stiamo lavorando per future versioni della performance. Per esempio, l'interazione col pubblico. Non c'è una luce? Ah, no.
questo fa una cosa, però devi scoprire tu cosa. Pronto? Beh. Forse quello che vi abbiamo raccontato finora era un po' confuso, nel senso che è un esperimento e noi stessi siamo un po' in difficoltà perché ci sarebbe piaciuto parlarvene dal vivo. Avevamo preparato una serie di esempi pratici per farvi vedere molte di queste cose che vengono ad un mondo forse sconosciuto per molti di voi, che se durante questo video alcune delle cose erano un po' critiche, speriamo che... Abbiamo passato 2 ore ieri a testare di nuovo la tuta, era tutto imbracato, loro due stavano qui a provare, però abbiamo saputo l'ultimo momento. Se volete chiedere qualcosa a voi, pubblicheremo un altro video. No, avete domande? Ma sai che sono un pubblico un po'... Forse i balli di gruppo avrebbero aiutato. Prosecchino. Non faceva ridere. Ma no, potevamo però mettere dei pezzi di questa cosa. Noi abbiamo adesso abbiamo provato a condividere con voi un po' le cose di cui avremmo voluto parlarvi anche durante il nostro incontro. Ammettiamo che è una situazione un po' strana. L'idea era... di venire con una serie di esempi pratici in modo di dare un corpo a tutte queste idee. Noi comunque penso di parlare per tutti quando dico che rimaniamo super disponibili a essere contattati online per qualsiasi tipo di chiarimento, se avete idee al riguardo, se volete appunto sapere qualcosa in più nel dettaglio di quello che facciamo sia a livello creativo che tecnico, per noi sarebbe un piacere appunto poter avere un confronto più personale con voi come volevamo. Assolutamente. Ci manca solo una cosa, aspetta, mi ero segnato perché abbiamo dei ringraziamenti da fare, c'è un foglietto delle cose scritte. Ringraziare di essere stati invitati da Corsie Festival, ringraziamo Microteatro Terra Marique, Cura, Centro Umbro Residenze Artistiche e Claudio Massimo Paternò che ci ha invitati a partecipare. Te lo ricordi? No. Grazie a Corsie Festival di averci invitati, grazie a Microteatro Terra Marique, grazie a Corsia Off. Grazie a Cura, Centro Umbro di Residenze Artistiche, e grazie a Claudio Massimo Paternò che ci ha personalmente contattati e invitati a partecipare. Grazie a tutti e grazie. Ciao. Alla prossima. Vi lasciamo con questo divertente stacchetto tratto dalla serie TV Dallas. Voi non lo sapete, adesso questo video durerà il tempo che durerà, però in realtà sono 3 ore che stiamo andando avanti a parlare. Come ti infatti, la luce sarà anche cambiata. Dov'è il pacchetto di biscotti? Ma finiamo sto video? Lo finiamo, adesso lo finiamo. Grazie mille.